Continueranno fino al 23 febbraio al Teatro Brancati le recite delle Fuggitive, multicolore atto unico affidato all'interpretazione di Alessandra Cacialli e Deborah Bernardi. La nota di Sergio Sciacca. Un atto unico, con due soli personaggi, ma con una varietà infinita di situazioni e colorazioni psicologiche, racchiuse in brevi bozzetti in cui si raccontano debolezze e insurrezioni della condizione femminile. Una giovane signora arcistufa delle incombenze familiari e una avventurosa anziana che evade da una casa di riposo sono coinvolte in mille situazioni dall'apparenza preoccupante. L'autostop con il macho sfacciato, il bosco notturno pieno di pericoli, la vita in una fattoria piena di animali, l'ingresso clandestino in un appartamento. Ma le due protagoniste e antagoniste, cioè Alessandra Cacialli e Deborah Bernardi, che nella vita sono madre e figlia, con una lunga carriera di successi teatrali, disegnano i personaggi con finezza di spirito e con un sorriso benevolo sui guai della vita in famiglia e su quelli che si possono incontrare fuori di casa. La regia di Nicasio Anselmo è dinamica di invenzioni sceniche, felicissima nelle scelte musicali e sa conservare il gusto gradevole della commedia degli anni felici quando si sognava l'evasione come il paradiso a portata di mano.